grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti. Tanto c'è stato uno switch, quindi non c'è stato uno switch tra me e mio fratello. Grazie. No, come vi avevate detto, è andato Nick, Giulia, meglio anche voi, è andato all'altro cinema. Non so, volete subito farci delle domande a caldo o volete che vi... Che è presto. Diamo qualche... domande. Curiosità. Se no Rosa vi racconta del suo provino, che a me piace sempre raccontarlo. Una grande storia. Vabbè, insomma. Provino! Niente, praticamente mi contatta la casting Stella La Boccetta e mi chiede: vuoi venire sabato a fare un provino? Non dici di no, un provino? E io ho detto sì, certo, conscia del fatto che io quel sabato avevo un matrimonio, quindi presente partecipazione ricevuta mesi prima. Non si dà buca a un matrimonio, non si fa. Quindi ho avuto la fortuna e la sfortuna che il provino capitava alle 12. Quindi io sono andata alla cerimonia, poi sono andata al provino per poi tornare al ricevimento. Il problema è che mi sono presentata al provino di Anna con un abito rosa antico, l'acconciatura, il trucco. Infatti sono arrivata lì, ho cercato di tamponare la situazione dicendo non sono pazza, è un matrimonio, vi giuro. E alla fine, niente, faccio questo provino anche un po' con la convinzione che infatti non mi prenderanno mai, figurati. Tra l'altro a posteriori ho scoperto che Marco ha detto alla casting vabbè serve questa, cioè nel senso diciamo è in fretta perché è brutto mandarla via, però a chi mi ha mandato? Quindi facevo il provino e c'era la casting che diceva guarda vado via, aspetta. Insomma ho fatto sto provino, alla fine li ho convinti pure vestita così, infatti lui mi fa sciogliti i capelli, fai qualcosa. E infatti la cosa divertente è che poi a posteriori ho scoperto che Simonetta era presente, ma mi ha vista solo entrare, non ha assistito al provino. Quindi poi la sera Marco mi ha detto, ma sai, oggi ho visto un provino di sta ragazza bravissima, ma chi la pazza? Ma ha capito che stiamo facendo? Mi sono chiesta perché fosse venuta in abito da cerimonia, giustamente per fare Anna. Comunque alla fine è andato lo stesso, non lo trovare, quindi... ringraziamenti a Rai Cinema, alla Regione Sardegna, alla Film Commission, ai nostri coproduttori Matt Francese, Intel, Videa, e poi qua vedo pezzi di troupe, c'è Piedi Bravue che è il fonico, c'è Maria Teresa Pallura che è la scenografa, c'è ovviamente il coloro che è la nostra coproduttrice. Non so se c'è qualcun altro che ha partecipato al film. Però insomma ecco, grazie a tutti, anche a quelli che non ci sono, perché il film è fatto veramente da tutti quanti, è molto faticoso, è un percorso molto lungo e quindi quando poi arriviamo qui e quindi anche grazie a Fandango che ci ha permesso ecco, di essere qui e di essere in tutta Italia, infatti pubblicizzato il film in tutta Italia da oggi e quindi e grazie, ecco, scusate, grazie a Italia Nostra che ci ha aiutato dall'inizio, che ha aiutato anche uno dei personaggi che è ispirato a questa storia vera e anche alla Fondazione Una su 100.000 che sono ovviamente la terra delle donne, i temi principali del film. Okay. Certo, grazie. Allora, scusate, abbiamo fatto prima di cominciare, abbiamo fatto la presentazione, come sai, con Marco, abbiamo detto due cose. Marco si è raccomandato però assolutamente di non spoilerare nulla e quindi la più attiva, diciamo, che si occupa di tutela del patrimonio
che è nel golfo di Capo Teulada, e il quale si è trovato dalla sera alla mattina, esattamente come avete visto nel film, con l'invasione degli ultracorpi, bisogna riferire, cioè di queste multinazionali che avevano tutte le carte in regola per fare quello che stavano per fare. Non si è dato, naturalmente, diciamo, per vinto, ha cercato in tutti i modi di resistere e in effetti, appunto, l'Italia Nostra ha subito sposato questa causa, che è perché è perfettamente nelle corde di Italia Nostra è quella di difendere appunto il territorio, l'ambiente, il panorama, diciamo in generale a tutelare chiaramente, e Italia Nostra ha assistito tutti i passaggi giuridici ricorrendo perfino in Cassazione. Quindi era naturale naturalmente che desse un patrocinio a questo splendido film, che lo seguisse fin dai suoi bambini, una delegazione importante di cui facevo parte è stata alla mostra di Venezia, che è stata presentata dalle giornate di autori di questo ovviamente si può fare proprio perché esiste la volontà di tantissimi soggetti che finanziano l'Italia Nostra con un piccolo se posso ricordare solo il secondo che mi viene a questo punto non sono più l'Italia Nostra di proprio il problema perché non a fare il mio discorso di che devo ringraziare una delle tante opere prime, grazie per la generosa produzione che è stato il nostro sempre premio che ci sta adesso in avanti meraviglia, un amico regista meraviglioso che è un amico logico, un amico di una produzione internazionale perché pochi straordinari, più un canine, la linea di Provence, poi la mele ciclite, fa la fotografia, le scenografie del 2003, meraviglioso, meraviglioso. Allora, abbiamo le domande, prego, prego, facciamo le domande. Vediamo se c'è qualche domanda, curiosità, di Codini, Romano, amici. Vabbè, che c'è ho visto sbagliato. È proprio moratorio. Oltre che ovviamente la storia di Emilio Maras, visto che quello lì era purtroppo da qualche mese non c'è più, era un signore anziano, comunque i 90 anni, invece cose un po' diversa, l'ispirazione è venuta perché Marco aveva fatto un documentario un paio di anni fa su una ragazza buttera del nord del Lazio, di Tolfa, che si chiama Roberta Santoni, è appunto una ragazza che a 40 anni ha ereditato l'azienda del padre, e quindi fa un po' quello che fa poi Rose nel film. Il coraggio delle donne. Assolutamente sì. Ma l'amicizia con le madri? Quella è bella. Allora, io amo molto gli animali in generale, però devo dire che non avevo mai avuto a che fare con animali esistenti tristemente da reddito, ma solo con i classici animali da compagnia, cani, gatti, eccetera. Quindi è stata una bella esperienza. Anche a livello olfattivo, nel senso che no. Io ho fatto, Marco ci teneva tanto che io prendessi confidenza con questi animali, perché le capre sono animali particolari, molto indipendenti, sono diverse ad esempio dalle pecore, anche le pecore io ho imparato a conoscerle, perché Marco ha voluto che io passassi proprio delle settimane a vivere nell'azienda agricola in cui abbiamo girato. Quindi io mi svegliavo mattina, andavo a dar da mangiare alle capre, ho imparato a pascolare le pecore, ho imparato a mungere, e non mi potevo cambiare i vestiti perché il pastore aveva detto a Marco che gli animali riconoscono l'odore, quindi io ogni mattina mi facevo la mia sacra doccia, che però non era molto utile perché per 2 settimane ho avuto sempre gli stessi costumi di scena.
Vabbè, però no, è stato molto bello perché io a me piacciono tanto gli animali, quindi la più grande soddisfazione in questo senso mi è arrivata proprio subito prima dell'inizio delle riprese, in cui c'era la seconda assistente alla regia, Emilia Ligi, che mi aveva vista sul set, stavo facendo delle prove, che le prove consistevano appunto in vai, dai da mangiare alle capre, portare la Pasqua, eccetera, eccetera. E lei mi ha vista così sul set e poi mi ha rivista a pranzo, mi ha chiesto ma tu sul film cosa fai? Sarei Anna a un certo punto. Ho detto no, ma davvero ma scherzi, no, perché cioè, io ti ho vista stamattina, ma pensavo fossi la figlia del pastore, del proprietario della famiglia. Cioè, mi sembrava che ci fossi cresciuta in mezzo a quegli animali, quindi questo per me è stato, vuol dire che funzionava, ecco, quindi. Ma qui ovviamente le caprette sono degli animali meravigliosi, ovviamente la scena che la capretta sale sul tavolo non l'avevano scritta, però queste caprette, alcune stanno un po' diffidenti, lontane, alcune poi anche sono animali semi-selvaggi, hanno preso confidenza e quindi a volte dovevamo cacciare e quindi poi ovviamente Marco prende spunto da tutta la realtà che è intorno, l'ha vista salire sul tavolo, va bene, giriamo la scena con la capretta che sale sul tavolo. Posso fare io una domanda a Rosa? Ah, certo. Allora Rosa, tu in questo film alterni dei registri in maniera straordinaria perché aspra, respingente, però anche con una sensualità straordinaria. Come hai approcciato questa diciamo dicotomia e come l'hai naturalmente concordata con il regista? Sì, diciamo che questa sensualità Marco l'ha sempre definita inconsapevole e io sono un po' d'accordo, cioè di tutti gli aggettivi che mi sarei attribuita sensuale, onestamente era l'ultimo di questi. Evidentemente, esatto, quindi. Però è interessante questo punto perché io pensavo che questa, non tanto il fatto di essere sensuale, ma il fatto di essere anche molto morbida per certi versi, io sono anche molto accomodante, molto a modino in certi sensi, no? E io pensavo che questa sarebbe stata la mia debolezza. Quando io ho fatto il primo provino ho detto io non ce l'ho la forza che serve probabilmente per interpretare questo personaggio e quindi avevo messo in conto il fatto che avrebbero scelto qualcun altro. Parlando poi con il regista, già dopo le riprese, ho invece scoperto che è stata proprio questa dicotomia, proprio il fatto di avere invece questo lato più morbido, più materno, probabilmente anche più sensuale, a convincere Marco a scegliermi proprio perché potevo dare delle sfumature al personaggio e renderlo più tridimensionale. Ed è interessante come aspetto perché quelle che si pensa che possano essere le proprie debolezze, le proprie fragilità, diventano invece la propria forza. È stato molto bello comunque raggiungere questa consapevolezza. Velocemente come è nato il personaggio di Anna? La storia vera, la storia vera appunto che ho detto il punto di partenza era questo anziano pastore perché è diventato un personaggio femminile, inizialmente aveva un'età, diciamo, era diventato una cinquantenne. In quel corso dei mesi e poi degli anni, piano piano, sono passati dal pastore, diciamo, oltre 80 anni a una giovane ragazza di 30 anni. Quindi, allora, intanto che ci mettiamo lì e riscriviamo insieme a parte Marco, poi il film è scritto anche da due bravissime sceneggiatrici che sono Anna Vittone e Titania Pedroni, che hanno aggiunto diciamo il lato un po' più femminile che da loro non è che manca come diretto avviso però vabbè diciamo le due donne sceneggiatrici hanno aggiunto chiaramente una parte che era fondamentale soprattutto in un film così
diciamo, questo volervi coinvolgere in tutte le fasi, e quindi se apriamo pure la fase della produzione facciamo un corso, quindi come si fa un film. Io sinteticamente mi dico appunto noi come Videa, ho letto la sceneggiatura, ci è piaciuta moltissimo la storia, e poi Marco e Rose hanno reso molto più bello di quello che abbiamo letto, che non è sempre scontato, perché dalla lettura alla realizzazione, appunto, se poi vogliamo parlare del ruolo dei produttori, è sempre una grandissima scommessa, perché da quello che si legge a quello che poi si vede c'è una distanza enorme. In questo caso siamo stati molto felici di aver partecipato a un'opera che è migliorata moltissimo dalla scrittura alla realizzazione, quindi grazie a Simonetta, grazie a Rosa, a Marco e a tutti loro che hanno reso quest'opera molto più bella della lettura. Possiamo chiedere a Rosa se ha cambiato qualcosa dalla sceneggiatura, cioè se ti sei adattato addosso qualche battuta dicendo no, io così non la direi mai, la voglio dire così. No, devo dire che... no, però devo dire che è stato Marco a lasciarci libertà in questo, che non è scontato, perché magari si tende, comunque Marco, essendo uno degli sceneggiatori, si rischia di avere un po' di attaccamenti, invece lui è stato molto aperto da questo punto di vista, ed è stato lui stesso a dirci, se avete, ovviamente senza snaturare il significato, ma se avete dei modi che vi vengono più spontanei, vi suonano più veri, sentitevi liberi. Ma la domanda è molto interessante, perché io in realtà ci sto scrivendo una tesi di laurea su questo, proprio sulle discrepanze fra la sceneggiatura e la lista dialoghi del film. Quindi avrei tantissimo da dire, però il più delle volte ovviamente sono state delle scelte magari personali, ma che devono sempre essere convalidate dal regista, ecco. No, e poi a volte è una domanda. Una domanda. Una domanda. Che vi devo proporre? Coraggio. Se si potesse avere qualche suggestione riguardo alle emozioni della potenza della natura, perché ognuno di noi ha un'esperienza di soggezione col cemento, per dire, adesso è stato costruito un palazzo davanti a casa mia, quindi io sono molto molto contrariata rispetto a questo e rispetto alla prepotenza che c'è sotto la volontà di costruire case nuove. Quindi il cemento come reazione antropologica alla paura per la natura, cioè togli gli animali, togli le piante, metti il cemento, quindi significa un aspetto di tipo quasi paranoide rispetto alla natura. Volevo sapere, per l'esperienza del film, attori, sceneggiatura, che suggestione c'è stata nel rapporto con questa natura potente. Per quello che mi riguarda, io nel rapporto con la natura, una cosa che ho trovato fin dall'inizio è proprio l'analogia fra il personaggio e la natura. Io ho sempre detto che per me questo film ha due grandi protagoniste, che sono Anna e la Sardegna, che in un certo modo si sovrappongono. E anche nella vicenda stessa si sovrappongono, perché questa violazione della terra che avviene, questa appunto invasione dello spazio vitale di Anna, non è altro che un reiterarsi di una esperienza che lei ha già vissuto. Quindi fondamentalmente, perché lei lotta in maniera così ostinata contro questa ingiustizia? Perché sì, è un'ingiustizia, ma perché lei non vuole vivere nuovamente quella violenza. Quindi c'è un'enorme identificazione fra se stessa e la natura che la circonda, che è qualcosa che purtroppo si sta perdendo, ma neanche per colpa di, o meglio, neanche per colpa delle persone che perdono questo, ma semplicemente perché ormai siamo abituati appunto a vivere in monolocali di 40 metri quadri e quella è la nostra realtà. E realtà di questo tipo, in cui veramente arriva un mostro meccanico che taglia, abbatte gli ulivi, arroga la terra, rovina la terra, eccetera, eccetera, viene vista veramente come una violazione di parte di sé. E credo che sia qualcosa che purtroppo si sta andando perdendo, perché è diventato un privilegio quando dovrebbe essere la realtà. Ecco, e quindi c'è questa fortissima identificazione della violazione del corpo, della persona, dell'identità e della violazione della terra e della realtà che ci circonda, ecco, credo.
brava. Agli anziani e fa passare i giovani, cioè, l'idea appunto che i giovani sono contro questa importanza della natura per un attaccamento sì alla vita intesa come lavoro, come denaro. Cioè, ecco, mi sembra che faccia un po' anche torto però a quello che è la reale partecipazione invece dei giovani a una difesa dell'ambiente. In questo senso lo vedo un po' forzoso. Volevo sapere se questa cosa è passata liscia oppure c'è stato all'interno dei sceneggiatori una riflessione in questo senso. Ma c'è stata, devo dire che però noi veniamo già con Marco da un lavoro che poi non abbiamo portato a termine per diverse ragioni, che riguardava l'Ilva di Taranto. E l'Ilva di Taranto noi ci siamo trovati, andammo giù proprio nel momento in cui la giudice Patrizia Lodisco, che era GIP di Taranto, aveva chiuso la fabbrica, perché la fabbrica era stato dimostrato che non inquinava e non so quanti morti aveva provocato, per cui i bambini nascevano come con i polmoni che sembravano già fumatori di 50 anni. In quell'occasione, fu interessante dell'Ilva, perché poi è il conflitto salute e lavoro, in quel momento addirittura la giudice che aveva fatto una chiusura, l'aveva ordinata per una questione di sanità pubblica, si trovò contro a marciare tutti gli operai dell'Ilva, quindi 12.000 operai. Quindi, come dire, faccio questo esempio perché sicuramente la parte dei giovani è una parte importante. Poi in un film si fanno un po' delle scelte e chiaramente delle volte si escludono degli aspetti. Però è vero che in quelle zone, in molte zone d'Italia, soprattutto quelle chiaramente dove c'è più necessità di lavoro, spesso e volentieri, devo dire che poi è una questione che ci siamo posti anche noi in generale e anche in altri progetti, cioè l'idea che effettivamente anche quelli che reclamano lavoro e se la prendono con la nostra protagonista hanno da un certo punto di vista una parte di ragione. Parlo della popolazione, perché effettivamente in una terra che c'è un alto tasso di disoccupazione, chiaramente quel resort, e questo parlo anche nella storia vera, avrebbe portato tantissimi posti di lavoro. Quindi, come dire, è una dialettica in corso. Nella zona appunto dove siamo stati noi, devo dire che questo spirito ambientalista dei giovani si vedeva poco. Poi è chiaro che tutto è difficile raccontarlo. Il nostro spirito ambientalista, un po', chiamiamolo ambientalista, era poi incarnato dalla protagonista. Quindi, e a quel punto anche dai più anziani, perché erano, per questo ci è capitato anche proprio facendo sopralluoghi, ma studiando poi la storia, erano persone anche un po' più legate a un concetto di terra che non si esprime soltanto in termini di PIL, prodotto interno lordo, di moneta, ma effettivamente si porta tutta una serie di connessioni sentimentali e di tutela del territorio, che poi in realtà non è solo sentimento, ma è anche, no, anche un modo per stare e per vivere meglio anche più in salute, tutto che la Sardegna addirittura il tasso più alto di ultracentenari. Ecco, questo è sicuramente, ripeto, un punto che ci siamo domandati. Abbiamo pensato che l'animo un po' più ambientalista, anche se poi la battaglia la fa in maniera inconscia, fosse incarnata dalla protagonista, e quindi cioè, pensavo che aggiungere un altro personaggio che lo facesse o ne condividesse giovane, ne condividesse lo spirito, un po', ecco, non c'era spazio. Possiamo dire una cosa anche, che la storia è diventata a capo Malfatano. Malfatano è un nome che deriva dall'arabo e significa speranza. Questo è un film che dà speranza, perché dà la speranza che il singolo può riuscire, il piccolo
Davide può riuscire a battere il grande Golia, cioè nel senso che se i principi sono saldi, sono giusti, e magari anche con l'aiuto di buoni avvocati e di buone associazioni ambientaliste, o, si può fare una cosa di questo tipo, quindi diciamo si può battere. Quindi è un film anche di speranza, contro la violenza, contro la sopraffazione, ma con la speranza che si possa fare. Cioè non è detto che il destino sia segnato e sia ineluttabile, come tutti quelli del paese pensavano, perché Anna si è trovato tutto il paese contro, totalmente, ed è giustificata questa cosa, come forse anche Ovidio Marras gli è successo probabilmente, no? Però la speranza c'è, bisogna avere principi molto saldi, questo è vero. Sì, Ovidio Marras ha ucciso anche il cane, quindi insomma sono state, come poi noi abbiamo raccontato nell'esercizione della capra, però insomma sono stati molto aggressivi, anche la stessa figlia di Emilio Marras, insomma c'è stato un forte conflitto. Io a un certo punto, in uno dei tanti passaggi in direzione della sceneggiatura, mettiamo in scena un conflitto tra padre e figlia, per cui la figlia voleva vendere, il padre no, quindi Anna si trova a dover combattere contro le persone che amava, le persone vicine, quelle che con il quale aveva rapporti tutti i giorni, quelli che gli compravano la ricotta e il formaggio. Quindi i suoi più cari amici, compatrioti, eccetera, le hanno voltato la faccia. Questa è dura, sta cosa. Grazie. grazie a tutti. Il film continua in tutta Italia. Fateci pubblicità. Passa parola. Vorrei dire una piccolissima, so che è mezzanotte per tutti, adesso ce ne andiamo a casa. Volevo solo dire che per me è un enorme orgoglio aver portato in scena, portare nei cinema italiani, grazie a Eurofilm, a Fandango che lo distribuisce, un film che rappresenta e che porta finalmente, non finalmente perché ci sono stati tanti altri esempi, ma che rappresenta la mia terra da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista appunto identitario, perché da attrice ovviamente è chiaro che tu puoi interpretare tutti i personaggi, ma quando ti identifichi così tanto nel personaggio è un'altra cosa, e anche dal punto di vista linguistico, io sono una linguista, quindi sono veramente di parte, di formazione professionale, però sono felice che questo film dia dignità alla lingua sarda a livello cinematografico e che finalmente si stia sdoganando. Grazie, evviva la Sardegna, evviva il cinema. Cioè praticamente è camminata sui piedi.